Questo è un CD-ROM, anzi questa è la custodia di un CD-ROM, il CD-ROM sta dentro. E il CD-ROM per molti è considerato il prodotto multimediale per eccellenza, però se ci riflettiamo un attimo sopra, perché si dovrebbe definire multimediale un CD-ROM? Dal punto di vista fisico il medium è uno solo, questo dischetto traslucido di plastica che sto tenendo in mano. E questo dischetto contiene anche un unico tipo di scrittura, ovvero le lunghe catene di 0 e di 1 che corrispondono a informazione digitalizzata. Ma è un errore allora considerare multimediale un CD-ROM? In un certo senso possiamo rispondere di sì, si tratta indubbiamente di un medium nuovo, però si tratta appunto di un solo medium, non di molti media. D'altro canto, potremmo anche scegliere di porre l'accento, anziché sul supporto fisico oppure sul linguaggio di codifica utilizzato, sul tipo di informazione che viene convogliata. E sicuramente un CD-ROM può integrare informazioni di tipo differente, tradizionalmente collegate a media differenti, ovvero testo, suono, immagini, spezzoni video. La maggior parte delle definizioni, che in genere sono implicite di multimedialità, utilizzano evidentemente proprio questo criterio per definire multimediale un CD-ROM. Ma non corriamo allora il rischio di dover definire multimediale anche una rivista illustrata che unisce e integra testo e immagini? Ecco, nel caso della rivista illustrata questa integrazione è ormai divenuta abituale, ha conquistato con il tempo le proprie convenzioni, i propri stilemi specifici. Forse un CD-ROM ci sembra multimediale perché l'integrazione fra i diversi linguaggi, fra le diverse convenzioni espressive è ancora nuova, è ancora in divenire? Per avere una prospettiva un po' diversa sul termine multimedialità, proviamo a cambiare impostazione. Allora, anziché pensare in maniera convergente al centro, ovvero centripeta, all'integrazione di tipi diversi di informazione, quindi su un unico supporto, proviamo a pensare alla costruzione di un progetto comunicativo complesso che coinvolga e integri dei media diversi, naturalmente ciascuno con le sue caratteristiche e le sue potenzialità specifiche. Facciamo un esempio molto semplice perché vi riguarda in questo momento. Il corso che state seguendo è multimediale però in questo secondo senso, perché le videocassette, le dispense, il CD-ROM, il sito internet, le trasmissioni televisive sul canale satellitare educativo RAI e naturalmente anche tutti i contributi di idee, di contenuto didattico che possono venire da studenti oppure dagli insegnanti, quindi in pratica da voi, dovrebbero avere, almeno nelle intenzioni, la possibilità di integrarsi a costruire un messaggio più complesso, più elaborato e sicuramente più ricco di quanto non sarebbe stato possibile usando un singolo medium.